illustrato in una presentazione i sussidi alle fonti fossili nel settore energetico italiano, un ammontare di circa 12 miliardi di euro che ricopre agevolazioni che vanno dal settore aereo al settore marino al settore dell'agricoltura. Bisogna appunto scoraggiare le agevolazioni ai combustibili fossili ed riconvertire i sussidi verso settori dell'energy efficiency o comunque settori che fanno della sostenibilità ambientale un cavallo di battaglia. I principali settori individuati all'interno del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e favorevoli all'ambiente realizzato nel 2015 identifica 5 categorie principali di settori che beneficiano dei sussidi ai combustibili fossili e appunto vanno dall'energia al settore agricolo. Abbiamo identificato IVA come un settore per le problematiche che ci sono a livello europeo nel ridurre quelle che sono delle aliquote IVA e poi c'è un'ultima categoria, altro. Le raccomandazioni dei principali organismi internazionali, l'OCSE, il Fondo Monetario Internazionale, la World Bank, ma anche l'International Energy Agency, suggerisce di progressivamente andare ad eliminare quelli che sono dei sussidi dannosi all'ambiente, andare appunto a riconvertirli e quindi ponendo all'interno delle agevolazioni, in qualsiasi natura esse vengono concepite, in delle agevolazioni che spingano a migliorare quella che comunque è la qualità dell'ambiente, o meglio, mettere all'interno dell'agevolazione quella che è una condizionalità ambientale in relazione al quale, se questa condizionalità non è rispettata, l'incentivo viene meno.